Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Durante i primi anni 70, Enrica Bonaccorti fa il suo esordio come attrice di teatro. Solo in un secondo momento la vediamo mettere piede nel mondo cinematografico e televisivo portando avanti numerose collaborazioni insieme a Paola Quattrini e Domenico Modugno. Una donna che lavora anche come conduttrice radiofonica e che esordisce per la prima volta sui canali Rai nel 1978 all'interno del programma Il Sesso Forte. Negli anni 80 però ottiene la possibilità di farsi conoscere in tutto il mondo in quanto la vediamo in programmi come Pronto, Chi Gioca? E Italia Sera. Dopo essere passata alla Fininvest, la Bonaccorti lavora come conduttrice nel format Cari Genitori e nella prima edizione di Non è la Rai. Soltanto tre anni fa, nel 2019, la vediamo mettere piede su Scat Italia, luogo in cui lavora in quella fascia tardo pomeridiana. Lo scorso anno fa il suo ritorno sul grande schermo nel film Una relazione, mentre nel 2022, la vediamo nei panni di scrittrice in quanto pubblica il romanzo Condominio Addio. Il terribile incidente della Bonaccorti. Data la sua grande carriera, Erika Bonaccorti è riuscita a farsi amare e apprezzare da tutto il popolo italiano. Ed è proprio per questo motivo che il suo aspetto ha destato particolare preoccupazione in tutti coloro che da anni la seguono. È stata lei stessa a condividere su social cosa le era accaduto unendo l'intero racconto ad una foto abbastanza preoccupante. Il suo volto era coperto di lividi. Ma basta leggere la didascalia accanto a questa immagine per tranquillizzarsi immediatamente. Realtà truccata. Non mi ha menata nessuno. Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla. Dopo questa immagine mi è arrivata subito un'altra in cui si vedeva chiaramente la Bonaccorti si è sottoposta ad una seduta di make-up così che il trucco potesse coprire quei lividi e andare tranquillamente in onda nel programma Pomeriggio 5 in cui lei era un ospite. Non è mancata occasione per la Bonaccorti di ringraziare il professore che ha eseguito l'operazione e i professionisti che l'hanno truccata così che dietro le telecamere nessuno si potesse accorgere di quando stesse nascondendo. Durante la sua ospitata a Pomeriggio 5, Bonaccorti ha scelto anche di non parlare minimamente di quanto accaduto ma di concentrare la sua intervista su ben altri argomenti. In ogni caso molti suoi colleghi si sono dimostrati preoccupati per la sua salute al punto da lasciarle un commento affettuoso, proprio come leggiamo su Today.it. Parliamo di personaggi come Filippo Nardi, Marcello Cirillo, Maria Teresa Ruta e Yvonne Shaw. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.